siamo accorti, ma comunque tendiamo anche, non rinunciamo, ecco, alla fase offensiva. Non il miglior spettacolo mai visto, eh? Ma una bella vittoria insperata così, 1-0-1 a Reggio Calabria. Però lo dico con un tono un po' della disperazione, perché ormai le abbiamo invocate mille volte queste situazioni e non sono mai successe quest'anno. Allora, al tifoso medio tipo me dà fastidio vedere il tuo acquisto principe che è la Mantia Chiaro. Ti ricordi quando hai fatto quella videochiamata lì con me? Certo. Ero esaltatissimo. Sì, sì. Sempre in panchina, non si può vedere. No, ma perché appunto... per un attimo ho temuto, dico, vuoi vedere che siamo addirittura con 5 minuti di ritardo? Visto no, nel senso, dico... anch'io ho avuto questo sospetto, però... Di due minuti, però voleva dire calcio d'inizio, gol. No, Fogli era imbarazzato, ovviamente. No, io Fogli professionale a continuare. È vero. Devo dire complimenti a Fogli. Io non avevo addirittura capito se ci fosse una persona che se l'ha fatta male o altro. No, se ci fosse, io ho pensato, era quello che verità, ho pensato a un attentato. Va bene. Anche io ho detto, no, io ho pensato come qualcuno. Nicola che eravamo in straritardo, ma non lo so. O che fosse uno scherzo. No, ma cioè oggi fino a questo momento siamo rimasti in partita anche da quel punto di vista lì. Ma la cosa più importante, sai quale sarebbe, a parte i tre punti? Che a livello psicologico, se tu vai a vincere a Reggio Calabria contro la seconda in classifica, fai un up mentale pazzesco, Sì, però stiamo sognando, però è un sogno realizzabile, dai. Sì, no. L'ho detto prima, lo ripetisco, per me noi ci salviamo, ma dovesse mai succedere, si è preparato anche sulla Lega Pro. Gol! C'è il gol! Gol è buono! Benissimo! Mazzania 1-0! Grande! No, Varnier, Marco Varnier! È strameritato questo gol! Da calcio d'angolo, battuto da Maestro, bellissimo! Hai visto che i calci d'angolo si sono battuti anche gli altri, non sono Esposito! No, autogol, è autogol! Oppure lui si tuffa, perché questo si tuffa, Non mi sembra così. Non mi sembra. Tocca, Non mi sembra rigore questo. Cioè, proprio Dijkman si disinteressa. No, si disinteressa no, però. Non l'ha dato! Grande! Non l'ha dato! Molto bene, molto bene. Ma come dobbiamo? Se era un altro giocatore. E anche ammonito Canotto. Si è tuffato Canotto. Io mi ricordo Bat Roberto su Canale 5. Roberto, una chicca quella. Sì, due persone differenti. E c'era anche Carlotta che faceva Bella Via. No, anche Bonolis partì da lì. Sì, però tipo lo sketch di Bat Roberto, c'erano Roberto e Carlotta. Sì, Ceriotti arrivò dopo Bonolis. Allora, attenzione Canotto, secondo giallo. Dai, tira fuori il cartellino, tira fuori lo spray. Ma pensa a Teo. Questo era giallo. È un brutto fallo. Sì. Meritava l'espulsione, esatto. Perché è entrato, si è disinteressato della palla. Sarebbe stato secondo giallo. È entrato scomposto. Era giallo netto. No, anche perché poi... Ha interrotto un'azione. Grazie, da dire grazie. Paratissima di Alfonso sulla linea, salva il risultato. Miracolo di Alfonso. Mamma mia, che miracolo sulla linea. Abbiamo rischiato tantissimo. È bravissimo. Io ripeto, teniamo i piedi per terra, cerchiamo di inanellare qualche vittoria in più, di toglierci definitivamente dalla zona pericolosa e poi facciamo tutti i ragionamenti divertenti che vogliamo. Adesso è stato un tassello importante, ma pur sempre un tassello che vale 3 punti, quindi teniamo i piedi per terra.